Questo è il primo di una serie di video dedicata agli sport da combattimento e oggi nello specifico vedremo come muovere i primi passi. Muoversi in scioltezza e in velocità ci dà la possibilità sia di attaccare in modo corretto ed efficace, ma anche di difenderci, quindi di schivare, di uscire dalla traiettoria degli avversari e così via. Voglio precisare che l'obiettivo di questi video non è farti combattere. Pensare di imparare a combattere guardando dei video online è molto pericoloso, può darti una sicurezza che in realtà poi non è supportata da una preparazione pratica e atletica sufficiente. Se ti piacciono gli sport da combattimento, segui i miei video, ti darò molte informazioni, ti farò magari anche divertire provando nuove tecniche, nuovi spostamenti, nuovi colpi, ma se poi vuoi veramente mettere in pratica queste lezioni devi andare in palestra, farti seguire da un istruttore qualificato e confrontarti poi con avversari veri e concreti. E se dovessi diventare bravo o brava, mi raccomando, usa quello che impari solo ed esclusivamente per difendere te stesso e gli altri. Impariamo quindi a muovere i primi passi. Vediamo in questo video come camminare negli sport da combattimento in piedi. Immaginiamo sempre di avere un avversario davanti a noi, ci serve come punto di riferimento. Non affrontiamo mai un avversario frontalmente perché avrebbe troppo spazio da colpire, ma nemmeno troppo ritaglio perché così saremmo noi limitati nel colpire. Ci mettiamo in una via di mezzo a circa 45 gradi. Adesso le braccia non sono importanti, vedremo la guardia in un altro video. Concentriamoci sulla posizione delle gambe. Le gambe sono semiflesse, il peso è equamente distribuito, i piedi seguono più o meno l'angolazione del corpo e restano paralleli. Le gambe durante gli spostamenti solitamente non si incrociano mai, questo per mantenere una base di appoggio sempre abbastanza ampia e quindi avere più stabilità. Il busto rimane in asse, dritto, mantengo le naturali curve della spina dorsale. Durante gli spostamenti sono le gambe che dettano la direzione, il corpo segue. Quindi se vado in avanti non faccio questo, altrimenti darei il viso in pasto al mio avversario. Quindi busto dritto durante gli spostamenti. Vedremo poi nei video successivi come schivare e muovere il busto. Adesso impariamo a camminare. Partiamo ora con una guardia sinistra. E facciamo il primo passo, un passo avanti. La gamba dietro spinge, la gamba frontale fa il passo e poi la gamba dietro segue il corpo. Spinta, passo, richiamo. Spinta, passo, richiamo. Proviamolo molte volte, aumentando la velocità e poi torniamo indietro. È la gamba davanti che spinge, la gamba dietro che fa il passo. E la gamba davanti che viene richiamata. Spinta, passo, richiamo. Spinta, passo, richiamo. Ripetiamo questo movimento avanti e indietro molte volte fino ad acquisire familiarità con questo movimento. Spinta, passo, richiamo. Spinta, passo, richiamo. La distanza tra i piedi viene allargata con la spinta e riportata alla distanza iniziale con il richiamo della gamba posteriore. Proviamolo sia a guardia sinistra che a guardia destra. È importante, i piedi sfiorano il terreno, ma non sono pesanti, perché in una situazione dove c'è un pavimento liscio riescono a scorrere bene, ma se siamo per strada, strusciare i piedi sicuramente non aiuta il movimento. Quindi deve essere uno sfioramento del terreno. Con il tempo, infatti, questo movimento può diventare anche un saltello. Una volta che hai preso familiarità con questo movimento e riesci a fare dei bei saltelli avanti e indietro, cominciamo a spostarci di lato. Il principio è lo stesso. La gamba che sta dietro spinge, il passo posso direzionarlo. Quindi sono qui di fronte al mio avversario, voglio andare a sinistra e poi torno. Spinta, passo, richiamo, spinta, passo, richiamo. E quindi a destra, spinta, passo, richiamo, spinta, passo, richiamo. Prova questi movimenti in tutte le direzioni, quindi anche verso avanti sinistra, in guardia sinistra. Spinta, avanti, richiamo, o indietro a destra.
cambia guardia e fai gli stessi movimenti. Se siamo in guardia sinistra e invece vogliamo andare avanti a destra, dobbiamo fare un cambio guardia, ma questo possiamo vederlo solo una volta che hai preso completa e totale familiarità con i movimenti appena descritti. Quindi prova, 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 una volta che sai muoverti agevolmente e in scioltezza nelle direzioni che abbiamo visto, puoi andare avanti con questo video e provare gli spostamenti con cambio di guardia. Ipotizzando che tu abbia imparato bene a muoverti nelle direzioni base che abbiamo visto precedentemente, quindi che tu riesca a fare questo, possiamo ora vedere uno spostamento con cambio di guardia. Partendo quindi da una guardia a sinistra, vogliamo andare in avanti a destra. Non faremo questo, cerco di non dare mai la schiena al mio avversario, ma faremo questo. Quindi in questo caso è sempre la gamba posteriore che spinge e questa è una regola generale, ma parla anche il passo, quindi si dirige in questa direzione, il peso viene portato sulla gamba frontale che resta ferma. In questo caso sembra proprio un passo un po' più lungo, ci dà la possibilità di fare uno spostamento abbastanza ampio. In questo passo sono due le gambe che spingono. Prima è la gamba posteriore come nel movimento base. Il peso viene portato in avanti, non faccio il passo, ma resto fermo con la gamba frontale che poi dà una seconda spinta per fare il passo in avanti. Per tornare indietro è la stessa cosa, spinge inizialmente la gamba anteriore, porta il peso su quella posteriore che ci rispinge per tornare in posizione di partenza. Peso dietro, peso avanti, spinta, passo. Per tornare indietro, spinta, peso, spinta, passo. Spinta, peso, spinta, passo. Spinta, peso, spinta, passo. Lo so che sembra un balletto, ma dobbiamo farlo inizialmente in modo lento e preciso per poi poterlo acquisire e farlo agevolmente. Prova questo con entrambe le guardie. Il principio è lo stesso. E anche questo movimento fallo diventare naturale, in velocità, in scioltezza e comincia anche a farlo con un saltello. Quando hai preso confidenza con questo movimento, abbinalo agli altri che abbiamo fatto. Quindi puoi fare avanti, indietro, avanti, avanti, passo indietro, passo avanti, destra, sinistra. Una volta che hai preso confidenza e familiarità con questi movimenti, puoi passare al secondo video in cui vedremo degli spostamenti in rotazione che ci permettono di uscire agevolmente dalla traiettoria del nostro avversario.